Brusca frenata sui nuovi contagi in tutta Italia mentre nel Reatino... C'è solo un nuovo caso nelle ultime 24 ore e nel frattempo Contigliano eh, insieme a Nerola e Fondi celebrano la prima giornata dopo eh, chi 15 giorni, chi un po' più di tempo eh, dopo l'istituzione della eh, zona rossa. Dunque via le restrizioni ulteriori per, questi, eh, tre, eh, per queste tre realtà del Lazio, inclusa appunto quella del Reatino che è appunto Contigliano. Buonasera e bentrovati di nuovo in questo speciale dedicato al coronavirus. Un nuovo appuntamento con la redazione Rieti Life, come sempre alle 19. Vi aggiorniamo, ci aggiorniamo su quanto accade nel nostro territorio, nel Lazio e in Italia. Buonasera da Cristian Ciaiuti e dalla regia di Luciano Mancini, coadiuvata dal coordinamento di Gianluca Vannicelli. Buonasera anche da tutta la redazione di Rieti Life, che aggiorna i siti del network Rieti Life, Terni Life e eh, Roma Life. Dunque, eh, come sapete, una puntata, nella nostra puntata, nel nostro appuntamento eh, ci dedichiamo al bollettino, alla lettura di quello locale, regionale e nazionale, ma avremo anche approfondimenti sui vari temi del, del giorno. Avremo anche oggi due ospiti, in particolare... Vi preannuncio la presenza via Skype del consigliere regionale Fabio Refrigeri, con lui approfondiremo diverse tematiche dal prolungamento, ad esempio dalla proroga delle chiusure delle librerie. In molte regioni si è ripreso chiaramente in questo tipo di attività, mentre nel Lazio... Eh, Diciamo si rimane fermi per un'altra un settimana, ma parleremo anche dei provvedimenti economici che la Regione ha messo e vuol mettere in campo. Ci collegheremo anche con il Vicepresidente della Provincia e Consigliere Comunale Andrea Sebastiani, perché ci sono diverse tematiche legate sempre all'emergenza coronavirus da affrontare, proprio con l'esponente e della Lega e amministratore in duplice veste, sia di Palazzo Città che di Palazzo D'Oltrevelino. Chiaramente avremo anche i bollettini. A a partire da quello che sto per leggervi della ASL di Rieti. Certamente a livello italiano, ma anche a livello locale, i numeri sono sempre più confortanti. Adesso l'uscita dall'emergenza... Eh, quantomeno eh, diciamo il profilo è un po' più nitido ma rimane chiaramente non lontanissimo ma comunque lontano o meglio non siamo fuori da questa emergenza, le restrizioni sono importanti, quelle eh, che stiamo vivendo e che di fatto nel nuovo DPCM vengono applica applicate da oggi fino al prossimo 3 maggio iniziamo con il bollettino e poi ci caliamo chiaramente nelle altre eh, tematiche, cominciamo proprio con quello della ASL di Rieti, è arrivato a metà pomeriggio si evidenzia un nuovo soggetto positivo al test covid del soggetto residente domiciliato nel comune di Rieti. Sono 156 dunque le persone positive al coronavirus nel comune di Rieti. In provincia salgono pertanto a 387 i soggetti positivi al test Covid-19, scendono invece a 206 i soggetti in sorveglianza eh, domiciliare, di questi 186 sono asintomatici, mentre 20 sono sintomatici e pertanto sottoposti al test Covid-19, 15 invece i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare, e mentre fortunatamente non si registrano nuovi decessi, si rilevano invece eh, tre eh, soggetti guariti, tre i soggetti guariti dal covid-19, due sono residenti nel comune di Farasabina e uno nel comune di Contigliano. In bocca al lupo a loro, insomma un, un saluto, un abbraccio forte per essere usciti eh, da, questa, da questa situazione chiaramente di, di malattia. Il totale dei guariti così in provincia di Rieti sale a 8, prosegue il monitoraggio nei, eh, nelle case di riposo e nelle RSA del territorio sono una settantina sotto la lente di ingrandimento chiaramente della ASL che segue la situazione e che ci sottolinea che sono 7 adesso le strutture in fase di eh, verifica. Il bollettino regionale a proposito di eh, case di riposo. Non c'entra niente Rieti, però in questa giornata, nelle ultime 24 ore, sono 143 i nuovi casi. Il 66%, due terzi, riguardano case di riposo. Eh, sono una a Fiano Romano e una a Campagnano. Eh, chiaramente la regione lo sottolinea, comunque il trend è al 2,9%, quindi è un trend che non preoccupa, ma il Lazio tra le grandi regioni è quella che desta meno preoccupazione. In tutta, in tutta Italia, eh, però c'è da rilevare appunto la problematica eh, chiaramente delle case di riposo eh, in, zona, in zona di Roma, appunto Rocca di Papa, Fiano Romano e Campagnano. Ecco, avevo dimenticato Rocca di Papa. 95 casi totali sono i due terzi dei, totali, eh, dei casi totali giornalieri. Nel frattempo, nelle province di Viterbo, Rieti e Frosinone non si registrano decessi nelle ultime 24 ore, scrive la eh, regione, che ricorda peraltro l'apertura del bando operativo per altri due giorni, quindi scadenza il 16 aprile, per il reclutamento di medici e infermieri. Ieri abbiamo affrontato il tema insieme al sindaco Cicchetti che ci teneva a ricordare, a dare questa opportunità chiaramente a tanti professionisti che magari cercano lavoro, vogliono dare una mano in questa fase di emergenza, che addirittura eh, ci ha specificato Cicchetti, hanno a disposizione 40 euro l'ora per prestare la propria, la propria opera in un periodo d'emergenza, c'è bisogno di personale anche per tutta una fase di verifica, soprattutto sui tamponi, soprattutto sui contagiati, quindi è necessario l'apporto di medici e infermieri, il bando lo trovate sul sito della regione. Questa è la situazione del, del territorio laziale, regione che peraltro ribadisce... Tutti i dati dell'ASL di Rieti, un nuovo caso positivo, zero decessi, 15 persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare, peraltro anche in questo caso in tutta la Regione il saldo è positivo in favore di chi esce dall'isolamento domiciliare in tutto il Lazio, ve lo ricordo, ci sono più persone che escono dall'isolamento di quelle che ne entrano nella giornata odierna. Secondo la regione si sono conclusi in tutto il territorio i controlli sulle 70 case di riposo, mentre il 64% del personale sanitario è stato sottoposto a sorveglianza e, sempre un dato di ieri, di questo 64% del personale esposto al rischio Covid, l'1,2 è risultato positivo, sono dati eh, che ci ha fornito la Regione. A livello italiano c'è da sottolineare... Questo fatto c'è cioè una frenata sui nuovi eh, contagi. In particolare sono complessivamente 104.291 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 675 rispetto a ieri, quando l'incremento era stato di 1.363. Si tratta dell'aumento più contenuto da oltre un mese. Il 6 marzo i nuovi malati conteggiati furono infatti 620, e il dato è stato fornito proprio dalla Protezione Civile nella consueta rassegna stampa. 37.130 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus. 1.695. Più di ieri, ieri l'aumento eh, dei guariti era stato di 1.224. 21.067, un numero grandissimo. Le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 602. Ieri l'aumento era stato di 566. Il dato, anche questo, è stato reso noto dalla. Protezione civile, questi sono tutti i numeri dell'emergenza coronavirus aggiornati a martedì 14 aprile, eh, al momento in cui vi stiamo parlando, ovvero le 19.09 minuti di questa giornata in cui eh, di fatto ci mettiamo alle spalle le festività pasquali, festività blindate. A proposito di blindato, tantissimi controlli in tutto il territorio italiano, controlli anche nel territorio eh, reatino chiaramente con tutte le forze. Dell'ordine impegnate, polizia, carabinieri, guardia di finanza, le polizie locali, le polizie municipali. Anche eh, l'esercito. Esercito che, dopo la chiusura della zona rossa di Contigliano a partire dalla mezzanotte di oggi, di martedì, il giorno di Pasquetta era di fatto l'ultimo giorno di zona rossa di Contigliano, esercito che è stato reimpiegato in diversi controlli, soprattutto in città e in provincia, parlo di Passo Corese, quindi il monitoraggio della salaria, ma anche in, eh, allo, in via Tancia quindi allo svincolo eh, della Rieti Terni in zona Mascelletto, e persino mh, a Lesciano, quindi per evitare che qualcuno si rechi. Seconde case di Terminillo. Le immagini che state vedendo in sovraimpressione sono invece quelle di Contigliano. Da stamattina eh, via le restrizioni ulteriori che c'erano dalle 19 dello scorso 30 marzo, quando vi avevamo raccontato eh, appunto proprio in diretta quanto accadeva nel comune, eh, nel comune Reatino. Eh, restrizioni che sono andate avanti per un paio di settimane. Visto l'esplodere. Del, dei casi di eh, coronavirus nell'Alcim e poi si è scoperto anche nelle case di riposo. Alla fine una, circa 130 i positivi tra Alcim e case di riposo di Contigliano. Eh, la zona rossa è servita per favorire chiaramente il eh, perimetrare, delle, eh, il perimetrare delle, del contagio, eh, ci mancherebbe altro eh, per capire quanto fosse esteso, per capire da dove provenisse il contagio. Alla fine si sì, è capito: trovate tutto un. Uh, si sì, è capito, non ci sono state sorprese in nessun altro cluster, nel senso che eh, l'ALCIM, le case di riposo e nessun'altra sorpresa, perché poi ci sono 5-6 casi, mh, peraltro. All'inizio dell'emergenza, arrivati all'inizio dell'emergenza, che sono addirittura in, in via di guarigione. Probabilmente uno di questi l'abbiamo letto insieme. Rimane solo la preoccupazione per un 48enne che ha contratto il coronavirus in ambito sanitario e che è ricoverato in terapia. Eh, in terapia intensiva il paese è tutto con lui. Mm, ripeto: zona rossa, dunque eh, che non c'è più né a Contiano, né a Nerola né a Fondi, ma rimane altissima l'attenzione sull'Alcim che stiamo per vedere sempre nelle immagini. Alcim che si trova in Via del Campo Boario e dunque in zona campo sportivo a Contigliano, ci sono più di centinaio di persone all'interno considerando an, oltre a, alle persone eh, contagiate della stessa Alcim e agli operatori che poi alla fine sono stati trasferiti a Roma in particolare eh, al Marriott e che quindi eh, sono chiaramente stati curati eh, sono stati curati e possono riprendere la loro, il loro insomma, decorso normale eh, sanitario eh, e sostituiti dal personale ASL, dai medici e dagli infermieri che adesso hanno preso di fatto il controllo insieme al comune, all'ASL e alla regione proprio dell'Alcim eh, che accoglie non solo gli anziani della stessa Alcim ma anche le persone, persone da Greccio delle case di riposo e da Rieti. Quindi è nato un vero e proprio Covid. D'ospital, come a eh, Santa Lucia. Continuate chiaramente a vedere le immagini di Contiano, che da questa notte ha visto tolti tutti i blocchi e i posti di blocco tra New Jersey e, e chiaramente punti di controllo delle forze dell'ordine. Contiano è tornato al regime normale che sta vivendo un po' tutta Italia appunto sul fronte delle limitazioni negli spostamenti e eh, nelle eh, aperture e chiusure delle attività. Di questo anche potremo parlare sicuramente con il nostro primo ospite, si tratta del consigliere regionale Fabio Refrigeri che abbiamo in collegamento Skype. Buonasera consigliere, bentrovato. Buonasera, grazie. Bentrovato. Come sta innanzitutto? Sono giorni intensi di lavoro per voi in regione, insomma, ci fa piacere sapere come sta. Sì, bene. bene, Sono tornato appunto oggi ho avuto la possibilità. Insomma, abbiamo incontrato il presidente Zingaretti con il vicepresidente Teodori che tenevano, insomma, stavano incontrando in videoconferenza tutte le categorie produttive del Lazio per cominciare a organizzare la fase 2, insomma, la seconda parte di questa nostra avventura perché la parte eh, sanitaria, come lei ha raccontato, maniera. Eh, sì attenta per la nostra provincia comincia a stabilizzarsi ma è comunque molto preoccupante però bisogna già pensare a quelle che saranno gradualmente le riaperture come le facciamo con quali modalità e pensare anche all'economia perché quella sarà l'effetto della pandemia probabilmente ancora più devastante del dato sanitario Zingaretti ha parlato di 4 S per la ripresa. Lei l'altro giorno ci ha illustrato anche la, la possibilità, no, non la possibilità, ma l'intenzione: eh, l'allestimento di una sorta di task force di esperti che a titolo gratuito addirittura eh, aiuteranno la regione nella, nella ripresa. Come affronterà il Lazio proprio? Il passo nella, nella fase 2, perché poi questa non è una regione, mi permetta, normale, c'è Roma, ci sono 6 milioni di abitanti, eh, insomma. Siamo il secondo PIL, il secondo PIL eh, nazionale. Ecco, quindi. Con la Lombardia che è il primo e che è alle prese con una pandemia che l'ha in qualche maniera intaccata in maniera molto, molto violenta: quindi una responsabilità anche molto importante. Il Lazio finora ha fatto manovre per circa un miliardo, questa prima fase di emergenza per aiutare. La spesa facile per aiutare sugli affitti, per aiutare le imprese abbiamo fatto comunque un miliardo di, eh, di un, una spesa molto importante. Abbiamo movimentato. È evidente che la seconda parte sarà decisiva. Certo. E la vogliamo fare come va fatta. Fatta bene, fatta con certo. eh, tutti i crismi. Credo che la creazione di questo Lazio Lab sia importante per ascoltare il più possibile eh, il, i consigli, le scelte, quello che si può fare per fare bene in fretta. E soprattutto credo che sia importante anche che la nostra provincia apporti il giusto contributo per quanto riguarda proprio la semplificazione, la capacità di essere attivi. Quindi lo preannuncio, i nostri esperti, ne parlavamo eh, questa mattina proprio con Fabio Menilli, i nostri esperti della provincia di Riedi saranno i nostri sindaci. Noi ah. riteniamo che chi conosce bene la pubblica amministrazione possa essere veramente l'interlocutore per dire come fare in fretta, come fare sì che una pratica edilizia duri un giorno, come far sì che si possa riaprire un'azienda in un giorno, con rispetto di caratteristiche, certificazioni, asservimenti, ma estrema rapidità a chi vorrà fare economia. Noi abbiamo questa grandissima eh, responsabilità e credo che il nostro contributo anche come eh, provinciale sul livello regionale può essere molto importante. E questo sicuramente sì, anche perché i sindaci, e il caso Contigliano certamente ne è un valido, un valido esempio, sono il primissimo, il primissimo diciamo, presidio con cui, e lei lo sa bene insomma anche per l'esperienza pregressa, il primissimo presidio eh, che un cittadino si trova, eh, si trova di fronte. Eh, a proposito di questo, ehm, ieri parlando con il sindaco Cicchetti eh, è venuto fuori una questione dice sì, i, i buoni spesa possono anche essere sufficienti per ora come fondi, però poi evidentemente più in là ci sarà bisogno di rimpolpare le, ehm, le finanze. È in programma, almeno da parte della regione, mh, oppure si andrà in un'altra maniera, magari con una forma di assistenza, diciamo, laterale sul lavoro, eh, sul, eh, su sgravi fiscali, non lo so. Allora, l'intervento regionale... Eh di 19 milioni più altri due sul sociale quindi totali 21 sì. è tarato per essere sufficiente per un paio di mesi sostanzialmente quindi da eh, questo punto di vista la tempistica ci siamo c'è anche a quello si è unito le, le risorse fissate dal governo che sono state superiori a quelle fissate dalla regione ovviamente quindi è un pacchetto che secondo, me per, secondo noi per la prima emergenza può essere sufficiente anche come lei ha giustamente detto poi vediamo cosa accade con la ripartenza cioè vediamo perché immaginiamo che saranno diverse le categorie di disagio ci possono essere eh, attività che ripartiranno subito rapidamente bene e ci vorranno essere attività invece che avranno più bisogno di aiuti che magari avranno bisogno certo. di minor personale quindi noi dovremmo essere bravi invece ad aiutare quelle persone che eh, magari oggi percepiscono l'ex integrazione e sono eh, in qualche maniera riescono a avere una speranza per i, per i giorni prossimi e magari possono andare in difficoltà allora lì può darsi che lo strumento potrà cambiare un po' noi su questo ci stiamo, vogliamo esserci, vogliamo ragionare e vogliamo farlo in maniera rapida però attenta secondo quelle che sono le variazioni che imporrà l'economia in questi giorni andando incontro a quelli che, compatibilmente con le risorse a disposizione, saranno quelli più in difficoltà, perché questa volta non si può sbagliare. Mille euro per gli operatori sanitari, per il loro impegno, saranno solo per la prossima busta paga o è in programma qualcos'altro? Tendiamo a mettere di intanto per questi due mesi di emergenza, poi anche okay. lì vedremo, credo che sia stata la categoria che, è retorico dirlo, la categoria che più si è esposta, che più si è impegnata. E che più ha fatto sì che nel Lazio le cose diciamo, stiano andando in maniera differente da altre regioni. Quindi noi siamo particolarmente orgogliosi, questa è una prima misura, però su questo ci siamo, credo che anche il numero di, poi, di assunzioni, stabilizzazioni fatte in sanità certo. in questi mesi possa essere un elemento utile. Ci sembrava giusto riconoscere questo, vediamo anche lì come sarà in progress la situazione e pronti a riconoscere... Eh, quello che riteniamo essere stato un elemento di grande eccellenza di grande capacità e devo dire anche, di, anche un elemento di orgoglio allora le faccio quattro nomi contigliano nero la fondi e celleno tre sono uscite eh, dalla zona rossa celleno c'è rimasta eh, le chiedo probabilmente tra questi consigliere contigliano è stato più laboratorio di tutti rispetto alle, alle altre perché ha permesso ad esempio con quei 189 Tamponi dello Spallanzano e della Finge di sperimentare anche qualcosa e soprattutto anche l'allestimento in Covid Hospital all'interno di un comune grande ma piccolo per avere un ospedale, è un altro sintomo che da soli, da soli, tra virgolette, ma con la collaborazione di, di diverse realtà: comune, ASL e regione, comunque anche realtà come quotidiano possono farcela: sì, è stata un'esperienza molto importante. Lì l'ASL Bisogna congratularsi anche con la dirigenza dell'ASL, che ha immediatamente inteso su due situazioni complesse che si erano aperte, una sulla città di Rieti, e l'altra sul Contigliano, con un'azione immediata ha inteso immediatamente individuare il luoghi. In collaborazione con la Regione, un'ottima amministrazione comunale, la presenza di tutta quella che è la Rete dello Stato, ben coordinata, ha fatto sì che immediatamente si sia sigillata una situazione. Eh, con grande tranquillità, grande serenità si è localizzati, si sono curati, meglio che devo dire, con un'esperienza migliore anche di quelli che hanno fatto precedentemente in altre parti d'Italia, perché c'era appunto già l'esperienza di altri. Però si è stati i primi a farlo, è veramente stato un modello. E credo che, anche dal punto di vista dell'analisi epidemiologica, aver fatto quel tipo di campionatura, quella modalità, sia una grossa banca dati che magari in seguito può anche essere un elemento eh, importante per tarare una sperimentazione c'è stata anche un'interessante proposta ho visto qualche giorno fa di altri sindaci credo il sindaco di Fara Sabina che insomma ha, si è, ha proposto il proprio territorio come elemento di, elemento di studio per capire come muoverci in futuro credo che tutti i dati raccolti a quotidiano siano come ha detto lei veramente un elemento di grande eh, importanza che ci aiuterà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ma nei prossimi mesi, quindi eh, credo che quella scelta sia stata veramente ben condotta ha detto pretelezza, ma fatta anche con serenità un saluto e ringrazio anche il sindaco l'amministrazione, tutta e c'è stata una grande capacità anche di, di condurre queste due settimane che potevano anche essere più delicate, invece tutti hanno capito quanto fossero importanti. Poi i risultati ci hanno un po' rincuorato, fortunatamente non c'è stata un'esplosione dei casi positivi e quindi oggi finalmente insomma, si è... Tornati e soprattutto un... non si è usciti da quei, da quei perimetri che erano appunto CIM e case di riposo, era forse la cosa sì. che più vi interessava eh, sì. nel, nel male quantomeno, si è rimasti confinati, ecco giusto? Sì, sì esattamente, esattamente. Eh... Di da questo punto di vista. Siamo al secondo giorno con solo positivo in provincia, dopo sì. giorni che abbiamo avuto numeri importanti, quindi insomma guardiamo con più serenità i giorni che arriveranno, ma con, in, con in assolutamente identica attenzione perché la partita è complicata, non possiamo permetterci scivoloni. Certo. Eh, trovate l'approfondimento su, su Contigliano nel, in, tra i nostri primi piani, quindi insomma, vi, vi consigliamo di darne, di darne lettura. Consigliere, invece le chiedo una, una cosa invece di più ampio respiro, nei giorni scorsi avete presentato m, tante iniziative, penso al contributo per gli affitti, ma penso anche ai contributi eh, per quelle aziende che vogliono implementare lo smart working, perché nell'emergenza ci siamo ancora con tutti e due i piedi e insomma, eh, chi può, anzi... Eh, chi in realtà si dovrebbe quasi in via inderogabile accedere allo smart working, chi non fa chiaramente un lavoro eh, che eh, non richiede diversamente, insomma, però che richiede diversamente. Qual è stata però le, le misure, qual è stata la misura che forse adesso più di tutte di quelle regionali è stata richiesta, ecco, tra quelle messe in campo? Se ha dei numeri... Le, se ha... Le, tre, le tre misure più grandi. Queste dello Smart Working, tra l'altro, era partita qualche giorno prima. Non so se si sì. eh, è più molto attento sui bandi, vedrà che era un'iniziativa che era già partita perché un'idea di modernizzazione sulle imprese, sulle modalità di lavoro era stata già fatta. Tra l'altro era molto semplice l'approccio. Però credo che i tre cardini siano andati tutti molto bene. L'ultimo, quello sul pronto cassa per le, per le partite IVA, per le sì. piccole imprese di sotto dei 9 eh, dipendenti. Sta andando fortissimo, anzi, una richiesta enorme. Eh, siamo già arrivati: i primi giorni c'è stata un'esplosione un del, del sito Fare Lazio perché eh, in realtà non, molti non avevano ben capito che durava 10 giorni la possibilità di iscrizione, sarà il 20 il giorno del day. Sì. Ci abbiamo già un numero di eh, richieste che supera i 10.000, quindi arriveremo a numeri molto importanti per il 20 eh, aprile e quindi, quindi una misura. Che evidentemente ha colto nel segno, cioè non si è fatta una misura che non serviva. Anche quella degli affitti vedremo sui comuni come tira, ma mi sembra che 42 milioni siano una cifra importante per affrontare il disagio di questi giorni, di questi mesi, eppure quella ha cioè, numeri importanti come il pronto spesa. Quindi, secondo me, eh, molto importante dire quelle che tirano. Se possibile, se troviamo risorse, di rincentivarle, rifinanziarle, facendo magari scorrere tutte le graduatorie. È inutile terzificare troppo. Adesso bisogna andare al sodo. Hanno funzionato, impattano una platea importante, aiutiamo su questo. C'è stato un riscontro, e quindi credo che sia anche giusto continuare magari a sostenere questo tipo di iniziative. Ma Zingaretti che cosa ci ha annunciato nella conferenza stampa che di fatto era aperta la stampa ma era in, in videoconferenza quindi era una cosa abbastanza singolare eh, anche se ci ha abituato da, recentemente il Premier a cose, a cose del genere che, che invece il Governatore che ci ha annunciato oggi pomeriggio? Ma il, il Governatore ha raccontato un po' quello che farà il Lazio cioè okay. sostanzialmente tutte le misure che si stanno tentando di mettere eh, in essere ma insieme ragionando con tutte le categorie, quella seguiva appunto eh, la videoconferenza eh, apriva la videoconferenza che poi è tenuta con tutte le attività produttive. Non possiamo sbagliare. I dati ci dicono un dato importante che è molto rischioso il nostro PIL nazionale scenderà di almeno 9 a dicembre, il mm. prossimo anno possiamo risalire di 4-5 punti positivi, ma ci sarà sempre un saldo negativo. Certo. Allora noi dobbiamo essere pronti a far sì che questo saldo negativo sia sempre minore, quindi che il prossimo anno noi siamo pronti, ma quindi partendo già da subito ad affrontare questa ripresa dal punto di vista economico. E sapendo quello che, dice, che ha detto bene lei, il PIL nazionale è la somma di tante economie. Prima eravamo quasi prossimi all'1%, allo 0%, ma con grandi disuguaglianze, magari con la Lombardia che tirava il 5-6%, con il Veneto e, e, e regioni del sud che stavano già meno meno. Allora oggi abbiamo una grande responsabilità come Lazio: siamo la seconda regione d'Italia. Con la prima un po' in difficoltà, noi dobbiamo, non possiamo sbagliare nulla e questo è il senso di questa iniziativa che sta facendo il presidente Nicola Zingaretti: coinvolgere le menti migliori, le energie migliori e di concerto. Per quanto possibile tirare fuori lo sforzo migliore con la politica che assume, si assumerà le sue responsabilità. Quindi, io credo che questo sia un passaggio importante. Il lavoro è duro, complesso e bisogna anche avere una capacità di ascolto molto elevata: capacità di scegliere e decidere in tempi rapidi, ma ascoltando il più possibile i tanti contributi che stanno arrivando. Perché ascoltare dalle esperienze delle persone che fanno quel lavoro, che ti indicano quali sono le difficoltà, che hanno già idee su come rinascere, su come affrontare un futuro che non sarà proprio uguale. E alcune attività non le certo. immagino uguali, Purtroppo Non saranno più come le abbiamo conosciute per tanti anni. E chi avrà la capacità di ragionare, di immaginare, di essere pronto, potrà, spero, variare con il segno più questi dati che oggi ci vedono in grande difficoltà. Non la voglio far litigare, ma è una provocazione chiaramente, con Di Berardino, ma una parola sulla cassa integrazione? La cassa integrazione... In... Spero che è andata molto bene, la Regione Lazio credo che abbia raffinato di Peradino, è stato straordinario nel mettere a punto un sistema che ci ha consentito di velocizzare e di molto. Eh, tutte le pratiche della CICILA sta andando benissimo, credo siamo una delle regioni che ha risposto meglio con un numero importantissimo sulla rapidità, credo che insomma l'hanno ribadito tutti che è stato un fatto veramente un gran lavoro, quindi devo dire veramente complimenti perché eh, l'esperienza di Claudio ha fatto sì che questi aspetti anche di dettaglio fossero stati recepiti benissimo e quindi quel passaggio da Stato centrale a autorizzazioni regionali si è svolto e eh, l'IPS si è svolto in pochissimo tempo e con una... Buona soddisfazione da parte di chi ha fatto la domanda e quindi credo sia un elemento molto molto positivo. Refrigerio, io la ringrazio, le auguro un buon lavoro e ci risentiamo e vediamo, visto che abbiamo a disposizione un mezzo come, come Skype. Presto, grazie e buonasera. Grazie a, Yenilang, grazie a tutti, buona serata. Grazie a Fabio Refrigeri, consigliere regionale in quota, in quota BD, Sabino, Reatino, insomma eh, con lui già avevamo fatto un punto nei giorni scorsi e ci siamo tornati anche perché eh, chiaramente la regione, visto che detiene di fatto il, la programmazione e la gestione della sanità ehm, a livello laziale e a livello chiaramente locale, è necessario chiaramente poi andare ogni tanto a fare il punto della situazione. Allora, a breve avremo un altro collegamento, dal PD andremo ad un'altra area de decisamente della politica totalmente opposta, totalmente diversa. Prima ho commesso un errore, ma è, eh, diciamo un, eh, così è un lapsus, poi chiaramente ci scherzeremo sopra con, eh, con lo stesso Sebastiani. Ho detto Sebastiani in quota lega, in realtà no, è un ex lega eh, in, al momento, fa parte del gruppo misto in, in comune anche perché c'è stata una questione che avrete anche seguito sulla nostra, ehm, sulla nostra testata, insomma abbiamo seguito nei mesi, nei mesi scorsi. Un po' di rassegna con le notizie di Rieti Life, che eh, continuano ad essere aggiornate mentre, anche mentre andiamo in onda, chiaramente. A partire da questa notizia positiva, Federico ha finalmente un nuovo cuore, che bella notizia per il bambino di Casperia, da un anno al bambino Gesù. Un abbraccio perché questo bambino aspettava un trapianto da tanto, tanto tempo e finalmente eh, l'ha ricevuto: ha ricevuto un, un nuovo cuore. e eh, quello di prima, faceva le bizze e adesso invece Federico può eh, insomma eh, sorridere nuovamente. Eh, questa notizia che ci riempie ci, di gioia ci, e ci emoziona. Allora. Oggi, se avete seguito di Life, se avete le nostre notifiche o Twitter o, F o Facebook, avrete visto che abbiamo pubblicato molti lanci. Sulla ASL, oggi l'ASL ha avuto una produzione veramente eccezionale, eh, insomma piena di contenuti, un po' per arginare alcune polemiche, un po' per fare delle puntualizzazioni, oltre al classico bollettino, e sono diverse quelle che mh, si sono succedute eh, di notizie anche sul nostro sito. La ASL dice tutto, parla Gabriele Coppa che è, è, è responsabile eh, della, eh, insomma, della direzione strategica, diciamolo così, sviluppo strategico e organizzativo della ASL di ecco, non mi veniva. Il termine preciso. Cambio incarico, ma il mio cuore resta a Rieti. È tutta una lunga lettera in cui precisa le sue motivazioni. Ma si è parlato anche d'altro in, in ambito ASL e l'andiamo a ritrovare. Ad, ad esempio, la nostra verità sulle dimissioni di dirigenti: si vuole solo tensione. La ASL eh, ha giustificato così queste eh, ricorrenti voci da alcuni giorni di diverse dimissioni. Un paio, peraltro, ve le abbiamo raccontate anche noi: quella del coordinatore dell'area delle tecniche diagnostiche. Gilberto Aguzzi, della responsabile del blocco operatorio ehm, Alessandra Ferretti, insomma l'ASD ha dato diverse, le diverse motivazioni su anche altri nomi e eh, poi ha giustificato il tutto con una so sorta di campagna, tra virgolette, in cui si vuole solo tensione. Motivazione similare anche su un altro lancio. Ehm, in cui parla sempre la stessa ASL, dicendo sempre attacchi contro di noi, messo in campo uno sforzo senza precedenti, basta, menzogne. Queste sono appunto le notizie di oggi legate all'ASL. A meno che non arrivi un altro comunicato mentre parliamo, saremo pronti chiaramente a darvene ampio, eh, ampio, ampia notizia. Allora, eh, questa è una notizia triste eh, e ci riguarda. Perché eh, poche ore fa è morto Franco Lauro, lo vedete eh, in, in, nella notizia, nella foto eh, che abbiamo lanciato poco fa. Franco Lauro, volto storico di Rai Sport, eh, insomma il commento veramente a 360 gradi. Lui eh, era una voce storica del calcio, ma soprattutto del basket. E reputava Rieti veramente una sorta di casa, aveva un'amicizia con. Eh, con eh, il basket eh, reatino, peraltro era stato più volte, più volte in città ed era stato anche vicino alla, eh, alla Scoviglio Cup, eh, ne aveva, peraltro, aveva partecipato ad una premiazione eh, l'anno scorso, mh, ricordava poco fa il presidente. Della manifestazione Fabrizio Formichetti, 59 anni, Franco Lauro, insomma, è stato trovato da un'equipe medica nella sua abitazione di Roma. Eh, ci, 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 insomma, ci colpisce perché, oltre che giovane, è un personaggio che abbiamo imparato ad apprezzare e a vedere tante, tante volte. Eh, allora c'è la polemica invece tra Sebastiani e. La stessa maggioranza, e ne chiederemo conto chiaramente allo stesso, al diretto, al diretto interessato, perché ha ricevuto la replica da, eh, da De Santis, l'assessore assessore al personale del Comune Rieti, si parlava di ferie, si parlava di smart working, poi ci torniamo a brevissimo. I numeri li abbiamo letti insieme poco fa, come la replica della ASL. Voglio calarmi in altre notizie, ad esempio il bollettino regionale, questo è l'assessore Alessio eh, D'Amato, che dice nel Lazio oggi 143 casi, il 66% da case di riposo. A Fiano e Campagnano, ma avete sentito anche la RSA di uh, Rocca di Papa? E ancora a proposito di case di riposo: allora, da episodi sfortunati, prima abbiamo detto Contigliano, adesso Fiano, Campagnano, Rocca di Papa. A Torre in Sabina, la nostra casa di riposo ha zero contagi, nessun, eh, nessun accesso, dall'esterno, chiaramente quindi nessuna visita purtroppo. Però postazione per le videochiamate. Abbiamo protetto i nostri anziani. C'è una bellissima lettera del responsabile di questa casa di riposo, l'abbiamo voluta pubblicare perché. Eh, un po' perché insomma volevamo sottolineare una cosa non è una colpa che dentro le case di, ri di riposo salvo ove accertato ma questo chiaramente saranno gli organi competenti la giustizia le forze dell'ordine ad darlo ad appurare però non è una colpa che eh, il contagio sia entrato dentro le case di riposo così come non è una colpa ammalarsi in generale non solo gli anziani non solo gli operatori purtroppo capita eh, in questo caso a Torri non è successo plauso chiaramente a chi ha saputo proteggere gli anziani e magari ci ha ci cioè ha visto lungo ha avuto programmazione ha avuto sicuramente occhio eh, ve ne ho parlato prima invece un'altra notizia l'esercito controlla gli spostamenti nel reatino blocchi in via tancia per il terminillo e a passo corese c'è da sottolineare che in via tancia ad esempio c'è il supporto della guardia di finanza così come c'è il grande lavoro delle forze dell'ordine a 360 gradi eh, diverse iniziative diverse notizie di cui abbiamo parlato insomma durante la giornata lo avete visto una, una di queste a livello nazionale ma anche internazionale Commissione Europea, luce verde al decreto legge imprese con 200 miliardi online nel modulo per i finanziamenti e ve ne abbiamo dato conto sul nostro sito, bella iniziativa dei tifosi del Rieti eh, che eh, stamattina sono andati a fare visita a due giocatori eh, che sono purtroppo dovuti rimanere a Rieti per la questione della quarantena per l'isolamento, non perché fossero malati o contagiati, no assolutamente per non, semplicemente per, un, per non potersi Spostare, gli hanno portato chiaramente dei, dei doni, eh, sono Merelli e Serena, un, un portiere e un centrocampista. E insomma, anche un po' di, di calore umano pure a distanza, pure in sicurezza. Però i tifosi hanno voluto essere vicini ai propri beniamini. Nonostante non sappiamo che fine farà il campionato di calcio, soprattutto di Serie C. Pasqua e Pasquetta blindate, Prefettura, reatini disciplinati, solo 92 sanzioni su migliaia di controlli. Bravi reatini che hanno dato retta alle nostre, anche alle nostre indicazioni di restare a casa anche eh, sotto le feste di Pasqua e Pasquetta. I controlli ci sono stati, ma insomma solo 92 sanzioni su migliaia di controlli, insomma mi sembra una quota più che rassicurante, più che eh, tranquilla e lodevole da parte dei cittadini. E complimenti alle forze dell'ordine, auguri chiaramente perché hanno lavorato sotto le feste in maniera importante. Prossimo collegamento ve l'avevo preannunciato perché c'è diversa carne al fuoco di un tema politico, ma sempre collegato all'emergenza coronavirus. Buonasera a, ehm, al consigliere eh, di maggioranza del gruppo misto. Prima ho commesso un errore, ex Lega Andrea Sebastiani, eh, e vicepresidente della provincia. Buonasera. Grazie a voi per avermi invitato. Buonasera a tutti. Buonasera, allora io prima. Eh, consigliere, scherzo, insomma, scherzavo un fatto, avevo sbagliato, ma eh, eh, di poco, eh, dandola ancora in quota lega, non credo che nelle ultime ore sia cambiato qualcosa quindi fa parte ancora del gruppo misto, non c'è stata una pace, diciamo, non è stata no, lascia di guerra e si trova ancora lì. Assolutamente sì, mi trovo ancora nel gruppo misto ed okay. è giusto che sia così, perché uno fa il consigliere indipendentemente dal partito di appartenenza. Oh, a proposito di questo, eh, diciamo che nella maggioranza, io mi sarei aspettato alcune esternazioni da un'opposizione, da una minoranza, invece lei, coerentemente con quanto ha sempre fatto, questo le va riconosciuto, diciamo che non risparmia neanche stilettate o comunque critiche eh, alla, alla sua maggioranza. Eh, era stato il caso di APS, ma soprattutto oggi del personale. Poco fa le ha risposto De Santis, l'assessore al personale. Lei diceva, abbiamo riassunto, sia lo smart working, no alle ferie tra virgolette d'ufficio forzate. Qual era il, la chiave però della sua, della sua lettura? Ce lo ricorda Sebastiani? Ma io, innanzitutto, non ho voluto, vi ringrazio dell'opportunità che mi date questa sera di chiarire questa mia posizione. Io, innanzitutto, non ho voluto tirare stilettate a nessuno. Okay. Ho semplicemente fatto una richiesta formalmente protocollata da diversi giorni al protocollo del comune di Rieti dove chiedevo all'assessore De Santis in particolare quale assessore al personale quali fossero eh, i criteri direttivi che lui avesse seguito per la gestione dei dipendenti comunali in tema di eh, smart working durante questo periodo emergenziale. In realtà il mio voleva essere un assist all'assessore De Santis, evidentemente lui nonostante sia persona perspicace non l'ha colto in questo senso e di fatto mi ha risposto affermando quello che io eh, in pratica invece eh, dicevo che era illegittimo, cioè il fatto che eh, si fossero date delle ferie forzate... A persone, a dipendenti che nel frattempo nel 2018 e nel 2019 avevano accumulato un monte di ore abbastanza importanti di ferie e si sia preso il pretesto dell'emergenza coronavirus per scar far scaricare a questi lavoratori le ferie. E questo non è possibile perché la norma dice, i vari decreti del presidente del consiglio dei ministri che si sono susseguiti dall'8 marzo ad oggi, corroborati anche da prese di posizione precise da parte del Ministero del Lavoro e dell'Anci, eh, affermano che la modalità di gestione dell'attività lavorativa durante il periodo di emergenza principalmente debba essere quella dello smart working. Qualora persone e quindi dipendenti smart working non possano essere messe, ovviamente c'è da privilegiare il discorso della rotazione, perché altrimenti molti dipendenti, anzi sempre gli stessi dipendenti, sono in lavoro agile, altri invece non lo sono perché rimangono a casa non potendo usufruire di questa opportunità telematica di lavoro e per cui a questi lavoratori viene colta l'occasione di far scaricare le ferie. Ma così non è, perché le ferie costituzionalmente garantite sono un momento invece di ripresa psicofisica del lavoratore, lo dice la nostra Costituzione. Eh, De Santi se l'ha riapplicato aggiunto, che eh, nessuno si è lamentato però, eh? Eh, questo lo dice, lo dice Oreste De Santis, l'amico Oreste, cosa che lui sa che non è vero. Mm, mm, mm. Quindi vabbè, c'è un, un po' di. Ci sono posizioni diverse, questo è poco mm, mm, è ma sicuro. Certamente, è evidente questo. A, propo, a proposito di posizioni diverse, ma come l'ha presa la passatemi sempre il termine, eh. cacciata in diretta di imperatori proprio da questi studi, eh, ormai quasi un paio di settimane fa, da parte di Cicchetti chiaramente e dalla delega ai trasporti che il consigliere deteneva. Io non conosco in retroscena di, questi, diciamo così, di questa dinamica che si è venuta a instaurare tra il sindaco Cicchetti e il collega consigliere imperatori. Dico soltanto una cosa, avendola vissuta dall'esterno e in maniera del tutto critica rispetto ad una posizione eh, che non, diciamo così, non, mi, non mi compete entrare nel dettaglio, rispetto alla quale non mi compete entrare nel dettaglio. Io credo che il consigliere comunale eh, abbia tutto il diritto di fare richieste di accesso agli atti, fare interrogazioni, fare interpellanze, chiedere chiarimenti. Eh, farlo nei modi e, e, nelle, e nelle, nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti. Io non credo che il consigliere comunale eh, Moreno Imperatori abbia fatto, si sia macchiato di, una, eh, di un delitto di lesa maestà. Ha chiesto delle spiegazioni. Queste spiegazioni, secondo il sindaco, dovevano essere... Eh, veicolate in altra forma chiedendolo direttamente a lui o, come dice il sindaco, direttamente al presidente di ASM. Evidentemente il consigliere comunale Moreno Imperatori ha preferito farlo in un altro modo, mm, non, ci vedo, non ci vedo nulla di male, sono sincero. Anch'io ho fatto delle richieste di accesso agli atti, prima lei lo, prima lei lo accennava, nei confronti sì, di ABS e sì, nei confronti del comune, visto che il sindaco è il presidente del comitato di controllo analogo. Non ho ricevuto risposte, ma eh, vi preannuncio da questi studi che io non mi fermerò qui. Eh. Se io non avrò risposte rispetto a quelle richieste di accesso agli atti che ho fatto, io eh, mi rivolgerò alle autorità competenti, perché non è possibile che un consigliere comunale, che non è un normale cittadino, non debba avere informazioni e documenti da una società partecipata del comune, eh. peraltro. peraltro Uh, non è la prima volta che un consigliere comunale e io in particolare chiedo documentazione ad APS e non gli venga data. Credo che sia un modo alquanto bizzarro da parte della società e da parte dei vertici della società condurre la governance di un'azienda. Ma Perché, nel frattempo ripeto, APS, APS che ha fatto in questa... Sono eletto dal popolo e a me i documenti e le informazioni mi devono essere dati, altrimenti io evidentemente agirò in via giudiziaria. Questo lo dico a chiare lettere. Ma nel frattempo APS che, che ha fatto in questo periodo d'emergenza soprattutto? Ha sospeso il pagamento delle bollette che erano arrivate in maniera anche con importi in maniera eh, pesante sì. nei confronti di cittadini e aziende. Credo che l'unica cosa che poteva fare in questo momento, la cosa più ovvia ovviamente, era quella di, di sospendere il pagamento delle bollette. Ma io su quelle bollette voglio vederci chiaro, voglio capire sì. se l'Arera, cioè l'autorità che deve approvare le tariffe, effettivamente lo ha fatto e se quella delibera è stata pubblicata. Ripeto, in mancanza di queste informazioni io non mi fermerò qui, perché io agisco, così come tutti, a tutela dei cittadini che mi hanno votato. E siccome in virtù di un mandato che ho ricevuto faccio il consigliere comunale nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, questo farò e andrò avanti su questa strada ci torneremo sicuramente sulla questione APS. Eh, le chiedo invece, sicuramente come tutti gli italiani, visto che siamo costretti a stare a casa, al di là degli impegni istituzionali e lavorativi, Sebastiani avrà visto la conferenza del Premier Conte. Ecco, i nomi e cognomi, quel Meloni e Salvini, eh, una persona inutile nascondersi, Sebastiani di destra come lei, eh, è un ex Lega, ma credo col cuore ancora in quello schieramento, come l'ha prese quelle parole? Assolutamente, assolutamente con il cuore in quello schieramento e tale rimarrà il mio schieramento, cioè il centrodestra, perché quella è la mia casa naturale per idee e per valori. Beh, io, penso, io penso che ehm, il Premier abbia esagerato nel voler e poter utilizzare da Presidente del Consiglio eh, la televisione pubblica e quindi un servizio pubblico per esternare un attacco all'opposizione. Su questo io sono d'accordo, anche se, ma questa non è una giustificazione, credo che in un momento di emergenza come questa e una pressione abbastanza considerevole, ritengo, che il Premier Conte debba sopportare in questo periodo, poi è facile in queste occasioni lasciarsi andare. In ogni caso io credo che non sia stata una genialata, tant'è che il 54% dei cittadini che sono stati intervistati, almeno così dicono i sondaggi, l'abbiano presa non proprio bene questa, diciamo così, questa presa di posizione che Conte ha fatto nei confronti dell'opposizione. Io credo che il servizio pubblico debba, debba essere utilizzato dal Premier o dai ministri. Eh, per eh, veicolare informazioni al popolo italiano e non per fare un'opposizione politica nei confronti della minoranza. Questo io penso ah, beh, era, 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 volevo sentire la sua, la, il suo pensiero. anche okay, perché eh, per, per le premesse fatte prima. C'è una possibilità che insomma, prima o poi lei torni in Lega. E, semmai quali sono i passaggi. Non credo si sia riuscito a parlare con Salvini. No, eh, ma io, io ho preso una posizione. E l'ho detto anche sulla stampa qualche settimana fa, prima che iniziasse purtroppo eh, questa tremenda pandemia okay. che sta tenendo tutti con il fiato sospeso ormai da diverse settimane e solo Dio sa quando ne potremmo uscire. Io ho detto semplicemente una cosa e la ribadisco da questi studi, visto che gentilmente la Riedi Life mi è stata lo, data l'opportunità questa sera di intervenire eh, a Riedi Life TV. Io sono dell'idea che un consigliere comunale debba fare il consigliere comunale. Eh, io sono altresì dell'idea che eh, ho mantenuto una posizione ferma sulla questione dell'ASM. Continuerò a mantenerla. Mm. Chi mi ha chiesto, chi mi chiederà di tornare indietro sui miei passi, io non lo farò perché non, non è una cosa che rientra nel mio carattere, io non sono uno che, lascio, che lancio il sasso e poi nascondo la mano, io sono di questa idea, eh, andrò avanti su queste battaglie, come ho detto prima per esempio su APS e non tornerò indietro, perché io ritengo che quando uno la sera eh, va a letto con la coscienza pulita non si debba né vergognare di nulla né debba avere timore di nessuno. Io ho assunto questa mia posizione, peraltro in linea con quella che è stata sempre la mia posizione da consigliere di minoranza e tale rimarrà anche nei prossimi due anni di consiglio. Questa è la mia posizione. Senta Sebastiani, per chiudere un minuto, lei è anche vicepresidente della provincia, un impegno certo non secondario a quello di consigliere comunale, visto che insomma, essere, essere ai vertici del, dell'ente provinciale comunque è comunque un incarico di rilievo, um, c'è qualcosa che bolle in pentola soprattutto per l'emergenza, per la gestione dell'emergenza, proprio da Palazzo Doltrevelino, che um, ci troveremo ad, um, ad annunciare nei prossimi giorni e che magari ci può anticipare? Guardi, io credo che noi come amministrazione provinciale, il Presidente in particolare, ha fatto il massimo durante questo periodo di emergenza. Siamo stati i primi come amministrazione che abbiamo messo in sicurezza, se posso usare questi termini, i dipendenti dell'amministrazione provinciale stessa, eh, proprio su eh, sostegno del, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti in queste settimane. Abbiamo dato manforte eh, ai sindaci fin dal subito, fin dai primi giorni di marzo, nell'assistenza a, a sua volta, a loro volta, ai loro concittadini. Eh, stiamo eh, lavorando affinché eh, si predisponga a breve, si approvi a breve, perché di fatto è quasi ultimato il bilancio preventivo dell'ente per l'anno in corso, anche perché noi abbiamo in animo di bandire altre, altre procedure concorsuali per assumere altre persone che credo che in questo momento all'amministrazione provinciale servono come il pane Bene, bene. grazie ad Andrea Sebastiani oltre consigliere che, comunale che, e vicepresidente scusami, no, prego, se, prego. scusami Cristian se, se posso no, no, certo. oltre che intervenire su alcune problematiche su alcune criticità per esempio della viabilità dove il collega Novi certo. sta facendo un po' bene la prima cosa che faremo sicuramente in questo anno è la realizzazione della rotatoria Chiesa Nuova che tanto abbiamo sbandierato in questi mesi e su cui abbiamo già pronto un progetto eh, con lo stanziamento dei fondi per poterla realizzare. È passata l'emergenza, ne, ne avrete occasione, lì in particolare ce n'è bisogno perché insomma è teatro spesso di eh, incidenti. Eh, Sebastiani la ringrazio, le auguro buon Grazie lavoro, ci riaggiorniamo. Grazie a voi, un saluto a tutti, grazie. Grazie a Andrea Sebastiani, consigliere comunale del gruppo misto e vicepresidente della provincia. Siamo in chiusura, vi voglio consigliare due notizie. La prima la vedete alle mie spalle, queste foto meravigliose. Peraltro devo dire, noi insomma, siamo un sito che questo è un sito che di solito da Tanto spazio alle fotografie, qui magari non abbiamo reso merito ad ognuna, ma rendono davvero tantissimo. Queste foto non sono di uno qualunque, ma sono di Steve, di Steve McCurry, che è tra i più grandi fotografi eh, viventi eh, dell'epoca, dell insomma, di, 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 in generale, ma sia come arte anche nel, nel fotogiornalismo. Eh, nelle scorse ore ha voluto omaggiare l'Italia Steve McCurry con un video fatto con le sue foto e con alcune citazioni importanti, oltre chiaramente al sottofondo della Turandot e del, eh, del Nessun Dorma. Tre foto tutte realizzate nel reatino, tra una marea di foto realizzate chiaramente in tutta Italia. Insomma, eh, due delle quali peraltro eh, non a caso sono. Eh, sono, arrivano da Contigliano, le prime due da sinistra e, e l'altra invece dal santuario la foresta, della la foresta, Padre Valerio, che insomma coccola questo gatto mentre si prende cura dell'orto. Vi consiglio di leggere la notizia ma soprattutto di vedere il video, non, non rende tanto la notizia quanto è veramente il video che è abbastanza emozionante con gli scatti di questo grandissimo fotografo statunitense. L'altra notizia invece che vi voglio ricordare, che è rivolta soprattutto alle attività, insomma questi sono i nostri riferimenti perché in questo periodo di emergenza sicuramente le attività avranno bisogno di una voce di mettersi in mostra di avere una vetrina speriamo e vogliamo darvene una che è appunto Rieti Life e tutto ciò che riguarda il nostro network Terni Life, Roma Life ma anche eh, i social e quindi Facebook Instagram e Twitter questi sono i riferimenti insomma il nostro ufficio marketing è sempre eh, reperibile così come lo è eh, tutta Rieti Life la redazione a livello di notizie di segnalazione di lettere con info chiocciolarietilife.it o il nostro la nostra pagina facebook e dunque eh, facebook messenger in cui eh, trovate la possibilità di scriverci e di sfogarvi di segnalare anche in maniera anonima l'importante è che sappiamo noi chi ci scrive e chi siate, eh, quale sia la vostra faccia, visto che eh, ci sono anche le fotografie nei profili Facebook. Abbiamo concluso qui eh, questa puntata speciale dedicata all'emergenza coronavirus nel Reatino, nel Lazio e in Italia. Vi ringrazio per averci seguito, siete stati tantissimi anche oggi. Ringrazio la regia di Luciano Mancini, sempre paziente puntuale e eh, preciso, compagno di viaggio in eh, questa trasmissione che ormai da più di un mese vi accompagna verso l'ora... Verso l'ora di cena sui vostri smartphone, tablet, PC, ma anche sulle tv intelligenti che possono collegarsi a Facebook. Grazie al coordinamento di Gianluca Vannicelli, grazie al direttore Emiliano Grillotti, a tutte le ragazze e i ragazzi che aggiornano costantemente tutti i siti del network Reality Life, Terni Life e Roma Life, nonché i, i, social, i social media. Da Cristian Dio ci aiuti è davvero tutto, l'appuntamento si rinnova sempre domani alle 19 con i bollettini, i collegamenti e le notizie di RetiLife. Buona serata.